Eder. Mech. Pallister. La nostra è stata una storia d'amore lunga 30 anni, tra escursioni in bicicletta, una vita condivisa. Facevamo sempre tutto insieme, la nostra era un'esistenza semplice, senza grandi problemi. La mattina del 14 dicembre 2021 mi ha salutato dalla finestra, tranquilla e sorridente come sempre. Era una nostra abitudine. È stata l'ultima volta, non l'ho più rivista. Liliana non aveva nessun motivo per uccidersi. Ho fatto 20 anni il lavoro di reporter, so come funzionano queste cose qua. Io me l'aspettavo, ho un po' lasciato fare. Ciò che mi interessa è quello che pensano gli inquirenti. Si ipotizza questa riesumazione da tempo e all'inizio ero contrario, perché non mi sembrava giusto di seppellirla. Per me era importante lasciarla riposare in pace. Adesso però dico, se questo può essere utile a fornire risposte, accetto anche la riesumazione. Per me l'unica persona che sa qualcosa di quello che può essere successo è quel suo amico particolare, Claudio Sterpin. Il giorno prima della scomparsa hanno parlato al telefono per 16 minuti. Forse Liliana è finita in una situazione più grande di lei. Noi eravamo lupi solitari, avevamo una cerchia di amicizie ristretta. Stavamo molto per conto nostro. Escludo l'idea che si sia suicidata, perché detestava ogni forma di violenza. Quando camminava e vedeva una formica si spostava per non schiacciarla. Amava gli animali, la vita, se stessa. Soprattutto non era nello stato d'animo per compiere un gesto del genere. Avevamo progettato una vacanza in Brasile per andare a trovare degli amici, era già tutto organizzato con l'agenzia. Una persona che ha in animo di uccidersi non pensa certo a un viaggio. Come tutti i martedì mattina quel 14 ero impegnato in giro per la città a riconsegnare i coltelli che affilo per i negozianti. Sono uscito da casa un po' prima delle 8, ho salutato Liliana e lei mi ha fatto un cenno dalla finestra. Verso mezzogiorno sono andato a fare una pedalata nei boschi e ho fatto anche delle riprese con la telecamera GoPro. Quindi sono tornato a casa, ho pranzato e ho riportato la bicicletta in magazzino. Non mi sono preoccupato per l'assenza di Liliana, aveva sempre diversi impegni. Poi i vicini le hanno mandato un messaggio sul cellulare, il suo silenzio li ha allarmati e con uno stratagemma sono entrati nel nostro appartamento, per controllare. Lo stratagemma è che li chiamati tu però. Sulla sua tomba vado pochissime volte. Non mi interessa che la gente mi veda e commenti che sono sempre al cimitero, quindi ci tenevo a lei. Il ricordo è un mio mondo interno, Liliana è nel mio cuore, in ogni momento, la sogno tutte le notti. Mi manca tantissimo, a casa ogni dettaglio è rimasto intatto come era prima della sua scomparsa. Non ho buttato niente, nulla è stato spostato. I suoi vestiti, le maglie, le sciarpe ancora nel cassetto. Quando cambio le lenzuola rimetto sempre a posto il suo cuscino, sistemo i suoi orsetti, il pigiama e le calze che si infilava per dormire. Lei è sempre vicino a me. Con il fratello di Liliana, c'è sempre stata molta distanza. Non c'erano rapporti prima della morte, non ce ne sono stati dopo.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.